gennaio scorso dall'avvento del responsabile dell'area tecnica della squadra Pantaleo Corvino, coadiuvato da Daniele Corazza, si è iniziato a fare un lavoro a 360 gradi di valutare i ragazzi non solo della nostra cantera tra virgolette, ma anche ragazzi importanti che sono fuori dall'ambito Bologna. Vogliamo far bene e possibilmente andare avanti e passare il turno. Che inganna Sar, dunque porta in vantaggio il Genoa al limite dell'area di rigore. Il cross in mezzo per Perzano, pallone che filtra Saporetti, il pareggio del Bologna, sorpresa la retroguardia del Genoa. Ancora lui davanti a Sar, altro limite, poi Corcinelli, la rete. Recupera il Bologna, break della squadra di Colucci, Perzano lotta, Perzano l'appoggio su Saporetti, Saporetti, Saporetti! Alto sulla traversa. Ancora Saporetti, in 4 del Bologna, poi Krivicic, somma arriva, il calcio d'angolo, si dispera lo sloveno del Bologna che ha avuto l'opportunità ancora una volta di pareggiare il turno. Prova Matarrese, pallone in mezzo che diventa buono per Fassone, 3-1 del Genoa. E finisce qui la sfida tra Genoa e Bologna, 3-1 per il Grifone. Abbiamo dato il massimo cercando di pareggiare, è arrivato il pareggio, poi dopo 2 minuti subito c'è stato il vantaggio loro e daremo in meglio alla prossima partita. Ancora tutto aperto, poi qualsiasi squadra ci sia ce la possiamo giocare benissimo con tutti. E deve andare sempre al massimo. Io sono contento per il gol, però ho mancato un'occasione che poteva essere fondamentale per riaprire la partita. E è andato tutto bene, ho messo una bella palla, sono rientrato e poi ho sbagliato, corpo indietro. È un'occasione che potevo sfruttare molto meglio per riaprire la partita. È una vetrina importantissima per noi. E cioè è pieno di molte persone che ci guardano, che credono in noi e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per il nostro futuro.